Buonasera, buonasera di nuovo in diretta su Libri TV. Io sono Gianni Colacioni, siamo in collegamento con Shadi Amadi per questa puntata di Voci Radicali. Grazie Shadi, bentornato su Libri TV. Grazie a voi. Dunque, allora ovviamente come avete intuito è un Voci Transnazionali, questo parleremo di Siria, è un po' di tempo appunto che non sentiamo Shadi, abbiamo avuto in una puntata che già avevamo messo in preventivo alcuni problemi, grossi problemi tecnici e non l'abbiamo potuta realizzare, oggi in qualche modo recuperiamo questa finestra di aggiornamento sulla vicenda siriana che va avanti ormai da molto tempo ed è sempre più catastrofica, oltre che catastrofica a mio parere, poi Shadi ci dirà, anche difficile da ben definire in tutti i suoi contorni e in tutti i suoi fronti, che man mano che purtroppo si incancrenisce questo stato di guerra di fatto, che vede poi le vittime ormai oltre 120.000 almeno secondo delle stime, ma è una cosa incredibile, è sempre più difficile da definire, quindi dei fronti che si sfrangiano sempre più. E con Shadi cominciamo in qualche modo, come sempre, come in qualche modo queste trasmissioni sempre facciamo, con un primo aggiornamento proprio sulla questione vittime e profughi, com'è la loro situazione, qual è la loro situazione, e poi passeremo ovviamente a fare qualche considerazione e chiedergli qualche commento di natura meramente politica. A te Shadi. Buonasera intanto a tutti e agli amici ascoltatori. Le vittime in Siria oramai hanno già superato ampiamente le 120.000 e i profughi all'estero che sono fuoriusciti sono più di 3 milioni. Si calcola che nel solo Libano ci sia 1 milione di profughi siriani. Gli abitanti in Libano sono 4 milioni. Quindi dobbiamo calcolare un abitante su 5 è siriano. E poi all'interno della Siria ci sono all'incirca 6 milioni di profughi interni. Stiamo già parlando della metà della popolazione. La popolazione sono 24 milioni di abitanti in Siria che praticamente profuga o interna o fuori dalla Siria, e la Siria poi diventa una priorità per l'Italia quando i profughi arrivano a Lampedusa, muoiono, non viene fatto il corridoio umanitario per portarli in Svezia o per portarli in Germania, nei paesi dell'accoglienza. Questa è un po' la situazione di oggi e si sta sviluppando la poliomielite in Siria a causa infatti anche di questo volevo chiederti, perché ho letto questa cosa che poi rimette anche in discussione tutto il sistema, diciamo, di vaccinazione, che un po' nell'Occidente ormai si era andato superandosi, perché pareva debellata questa malattia, questa infezione, e che invece in qualche modo va riesumato. Quindi parliamo appunto di questa cosa. Che focolai dove sono localizzati? Ma io credo che insieme a tutte le altre malattie, quelle insomma epidemie, sono più focalizzate proprio nei centri, quelli chiamiamoli ecco del disagio, nel senso i campi profughi internamente e esternamente alla Siria, dove le condizioni igieniche e alimentari sono pessime. Certamente anche la poliomielite piuttosto che altre malattie si sviluppano dove c'è carenza di alimentari. Allora non è un caso che in Siria ci siano stati diversi casi di assedi che possiamo dire essere medievali, cioè c'è il quartiere di Muaddamia che è stato assediato per 2 mesi dalle truppe lealiste senza far passare alimentari e cibo, e anche a Homs. Quindi chiaramente il problema si riscontra di più in questi luoghi e appunto nei campi profughi siriani. Shadi, ci eravamo lasciati con la previsione di una possibile avvio, di un possibile avvio per la ricerca di una soluzione in qualche modo, che doveva essere rappresentato dalla cosiddetta appunto Ginevra 2, da una conferenza di pace voluta appunto dagli Stati Uniti e dalla Russia, che in qualche modo andava di pari passo con quell'operazione che Shadi appunto si era offerto di lasciar fare e di contribuire, che doveva essere lo smantellamento dell'arsenale chimico appunto. Ecco, appunto di Assad. Come stanno andando queste due cose? Vanno di pari passo? Ci sono alcuni che dicono che appunto questo arsenale chimico in realtà Assad si mantiene delle scorte, e questa invece
ipotetica conferenza di pace, secondo te è una, insomma, ipotesi realizzabile? Come viene vissuta anche all'interno della Siria? Ma è chiaro che riguardo all'arsenale chimico è Assad stesso che ha dato i luoghi per far arrivare gli ispettori, quindi io non ho dubbi che ci siano altri luoghi dove sono stoccate altre armi chimiche e non è stato dato il permesso agli ispettori di entrare. Doveva fare buon viso a livello internazionale per riaccreditarsi. Infatti Assad è stato elogiato per la sua diciamo, perché ha cooperato, però ha cooperato alla sua maniera, con l'aiuto appunto della Russia che ha proposto questo piano, e quindi con tanti interrogativi e punti di domanda. Il problema poi non sono tanto le armi chimiche, ma sono appunto le armi, quelle convenzionali, che vengono usate costantemente in Siria, e la gente muore per le armi convenzionali, per i missili Scud lanciati sulle città. La conferenza di Ginevra, come hanno visto anche i nostri amici ascoltatori, è stata rimandata nuovamente a causa dell'impossibilità di sedersi intorno a un tavolo, perché anche Assad sostanzialmente non vuole, e la comunità internazionale poi non ha messo precondizioni per far sedere Assad al tavolo, cioè vogliono portare chi prima dicevano di essere un genocida, un massacratore del popolo, al tavolo di Ginevra senza chiedergli il cessate il fuoco. Allora com'è possibile fare qualsiasi tipo di trattativa? E quali sono gli oppositori che si vogliono portare al tavolo estero? Oppositori portati dallo stesso Occidente o che stanno a riparo in Turchia? Quanto rappresentano i siriani? Invece bisogna trovare la vera opposizione, che sta all'interno della Siria e che non è mai stata accreditata. Ecco, opposizione. E quindi in qualche modo una prospettiva di futuro sbocco da un punto di vista anche istituzionale per la Siria. Ecco, pare che le forze di opposizione ad Assad si siano un po' sfrangiate in vari fronti, alcuni dicono anche alcuni appunto in contrasto tra loro, e pare che si sia aperto un fronte in qualche modo nuovo, che è quello curdo, nei pressi ovviamente della Turchia, che la Turchia, tra altre cose, che era una delle promotrici un po' dell'opposizione ad Assad, un po' teme perché potrebbe essere appunto un curdi che insomma in qualche modo cercano di crearsi quello che da tempo vanno cercando, un ambito, una specie di territorio, uno stato in qualche modo, ma insomma un territorio a loro, che loro, tutto per loro, insomma, esclusivo. Ecco, e quindi la Turchia teme un pochino che si possa fortificare questo fronte curdo, che è stato per la Turchia parecchio fastidioso, diciamo, per dire con un eufemismo. Ecco, tutti questi fronti che si sono un po' sfrangiati, secondo te qual è lo scenario, e soprattutto qual è la prospettiva di un dopo Assad, se appunto stanno così le cose? Ma intanto io tendo sempre a non parlare del dopo Assad, perché ancora i missili ci cascano sulla testa e sono oramai 3 anni. Poi invito davvero gli ascoltatori a guardare tutte le interviste precedentemente che abbiamo fatto per capire intanto quello che dirò, cioè che il risultato di oggi della Siria, delle formazioni fondamentaliste qaediste che sono in Siria, sono esogene alla rivoluzione siriana, perché abbiamo iniziato le trasmissioni con Liberi TV quando c'era ancora il movimento pacifista in Siria, e siamo arrivati oggi che ci sono i fondamentalisti, che è una cosa innegabile. Allora, come mai siamo arrivati qui? Siamo arrivati qua perché la comunità internazionale non ha riconosciuto il movimento pacifista, che è stato massacrato nel primo anno. Si è formato un esercito libero siriano dei disertori che non è stato supportato, e oggi si trova a scontrarsi con i gruppi fondamentalisti che entrano in Siria. E sto parlando di Jabhat al-Nusra piuttosto che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, che oggi al-Zawahiri, proprio con un comunicato trasmesso sulle televisioni di Al Jazeera, scomunica in qualche maniera, per via che l'agenda di questo gruppo fondamentalista, che era affiliato ad Al-Qaeda, sembra invece che sia quasi affiliato al regime, perché continuano a sequestrare attivisti democratici in Siria, come padre Paolo Dall'Oglio, sequestrato lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, e non fanno
una vera e propria guerra contro il regime. Quindi, per riassumere in breve, i fronti sono tre. C'è il regime da una parte, dall'altra parte c'è questo gruppo fondamentalista qui, finanziato, foraggiato, pieno di armi, e in mezzo c'è tutto quel popolo siriano del marzo del 2011 che le sta prendendo da tutte e due le parti. Nessuno lo aiuta e quindi non ha un futuro se non è sostenuto da nessuna parte. Oh, poi ovviamente ci sono, come tu hai accennato, degli, potremmo chiamarli operatori stranieri, l'Iran in primis, ma anche Qatar e l'Arabia, che in qualche modo, in modo più o meno coordinato, arruolano e diciamo addestrano truppe che poi si infiltrano. E anche lì, poi io volevo chiederti appunto questo, per esempio un esercito dell'Islam, leggo, che è nato a settembre per contrastare i gruppi jihadisti, appunto come quella Arnusna o affiliati al Qaeda, come ISIS. Ecco, questi gruppi praticamente stanno effettivamente tutti quanti da una parte, cioè ovviamente la popolazione civile è quella che subisce il massimo del danno, ma anche se diciamo per colpire si colpisce in modo divisi, ma poi effettivamente il bersaglio è Assad, secondo te? Per quanto riguarda l'ISIS, il bersaglio, cioè lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, che ha sequestrato decine e decine di attivisti della rivoluzione siriana, sembra non essere Assad il bersaglio, ma sembra anzi che casualmente lo stiano aiutando a sequestrare, a arrestare tutta questa gente qui. E non si capisce se sono contro Assad, come mai sequestrano i nemici di Assad. Poi per le altre formazioni, chiaramente si formano a causa della disgregazione sia del tessuto sociale siriano e sia anche del mancato supporto che c'è stato l'esercito libero siriano dei disertori, che rappresenta in qualche maniera le forze democratiche più laiche, che mancando di un supporto si va a sfasciare, e le influenze esterne dell'Arabia Saudita o del Qatar poi provocano la formazione come e questo stato, questo esercito dell'Islam in Siria. E poi, come dicevi tu, non c'è da dimenticare che ci sono migliaia di pasdaran in Siria che massacrano la popolazione siriana insieme all'esercito regolare e insieme a Hezbollah, il partito di Dio libanese, aiutati anche, come accennavamo prima, dai curdi, da quelli del PKK. Che è infatti proprio di questo volevo chiederti. Questa entrata di questo nuovo fronte, in qualche modo, che si apre di interessi anche con appunto il PKK, guidato in passato da Ocalan e così via. Ecco, agiscono, diciamo, per interessi propri, agiscono anche in funzione di una disgregazione, diciamo, del territorio siriano per sottrarre un territorio, oppure appunto sono schierati in qualche modo. Ecco, e questa entrata in scena dei curdi, in che modo può far cambiare quello che poi era, a quanto pare, un alleato appunto degli insorti, cioè la Turchia e la posizione della Turchia? Sì, intanto i curdi sono già entrati in campo in Siria da oltre un anno e mezzo, soltanto che i giornali italiani ci arrivano sempre dopo. Il PID, che è il braccio armato del PKK in Siria, praticamente ha sotto controllo l'intera regione a nord della Siria, quella del Hasaka, con la città di Kamushli, e gli è stata data in mano dall'esercito regolare siriano. Perché? Perché Ocalan è stato sempre protetto dal regime siriano. Ocalan era protetto a Damasco prima di venire arrestato in Turchia e poi incarcerato. Allora loro, il regime siriano, ha dato in mano intanto la zona del nord a questi qua del PKK, possiamo dire, per fare pressioni sulla Turchia, che aiutava l'opposizione. Non a caso i turchi stanno costruendo un muro adesso nel confine con la Siria per proteggersi, ma non servirà a nulla, da possibili ripercussioni che il PKK può avere contro la Turchia. E l'altra questione è che c'è una buona fetta dei curdi siriani che sono schierati con la rivoluzione, e il regime siriano ha preferito lasciare in mano al PID il compito appunto di far pulizia tra i curdi, e quindi stanno portando avanti una campagna di arresti e di uccisioni da un sacco di tempo.
il leader non a caso è Michel Temot, che è leader del partito futurista curdo, fu assassinato oramai 2 anni fa da sicari ignoti proprio per la sua posizione a totale schieramento con la rivoluzione siriana. Questo è un po' lo scenario complicato loro. Sì, è una sorta, diciamo, di stabilizzazione in qualche modo di uno stato di guerra, diciamo, come si può considerare una guerra del terzo millennio, cioè delle guerre che praticamente appunto vedono questo sfrangiamento di fronti, è un po' come una, mi fa venire in mente un po' la Somalia, insomma, dei tempi di qualche decennio fa, insomma, che poi dopo alla fine è diventata una sorta di terra di nessuno, e poi appunto chi ci rimette ovviamente sono le persone non organizzate in modo bellico, cioè appunto i civili, che poi appunto vediamo che fuggono e ne abbiamo contatto purtroppo in modo ipocrita e assolutamente, a mio parere, anche criminale, quando appunto aspettiamo che le nostre coscienze si abbiano un sussulto appena leggiamo dei naufragi e di queste cose, che poi peraltro c'è tutto il discorso dello sfruttamento, della tratta in qualche modo, delle organizzazioni clandestine. Insomma, è uno speculare sulla disgrazia che sembra mai toccare il fondo, veramente. Ma per tornare un attimino allo scenario che potremmo dire forse quello che potrebbe dare il via ad un'ipotesi, se non altro di cessazione delle operazioni belliche, quindi delle stragi vere e proprie, cioè quello internazionale, entro il 23 doveva cominciare, a novembre doveva cominciare appunto questa conferenza di pace, degli incontri, però poi appunto ci sono stati appunto degli spostamenti, pare che appunto si voglia un incontro preliminare a Mosca, e il tutto in uno scenario, appunto, sempre per rimanere in campo internazionale, che ha visto qualche mese fa un grande impulso bellico in qualche modo, o almeno un inizio di impulso bellico da parte degli Stati Uniti, insomma tutto un movimento di navi e così via, e poi un pochino questa cosa si è spenta. Ecco, in questo scenario internazionale al quale in qualche modo poi dobbiamo affidare un po', riporre la fiducia che possa trovare una ipotetica soluzione, ecco, tu come lo leggi? Come pensi che appunto ci sia uno sbocco, o sia un pochino, si stia un po' facendo un balletto, un po' come gli annosi colloqui di pace israelo-palestinesi? Ma io credo appunto che ci sia in atto un balletto, come l'hai chiamato tu, e che quindi non a caso fare un incontro preliminare a Mosca significa tanto, significa che tutta questo carretto politico che si sta portando avanti per la Siria è sponsorizzato appunto dal governo di Putin, che non vuole arrivare a una soluzione se no a quella appunto di mantenere Assad là a Damasco, di mantenere quindi la Russia, la sua area di influenza in Siria, e questo continuerà questa sua politica estera, perché non trova di fronte nessuna opposizione, cioè non c'è un'Europa coesa che ha una posizione univoca su quello che c'è da fare in Siria, e non c'è tantomeno gli Stati Uniti, neanche loro sanno esattamente che cosa va fatto in Siria, quindi non credo assolutamente che arriveranno a un cessate il fuoco, però arriveremo a breve, io credo, nel giro forse dei prossimi 6 mesi o un anno, al fatto che la metà della popolazione siriana, 10 milioni, perché già ne abbiamo 3, altri 7 milioni si aggiungeranno ai profughi esterni al paese. E quello sarà davvero il punto di non ritorno, cioè avere 10 milioni di profughi fuori dalla Siria, e probabilmente arriveremo a 500.000 di morti all'interno del paese, quello sarà davvero il punto di non ritorno, da dove non si potrà arrivare indietro, e ci sarà una catastrofe in Siria, perché la Siria davvero sta diventando il buco nero di tutto quel Medio Oriente. Sì, questa è una considerazione che abbiamo fatto già nelle trasmissioni passate. La Siria purtroppo per lei si trova
diciamo, alla confluenza di tutta una serie di interessi assolutamente delicatissimi che si portano avanti e si trovano fondamento un pochino negli assetti, direi, planetari post seconda guerra mondiale. Poi, se vogliamo un pochino tornare indietro nel tempo, sono assetti che si perdono un po' nei decenni scorsi, e che quindi sono assetti che, o meglio, è un luogo di convergenza di interessi che ha reso diciamo possibile questa grande, io in teoria si viene spacciata per prudenza, in realtà è stata indifferenza per troppo tempo rispetto a questa strage, quando in altri paesi le sovranità nazionali e quindi anche l'inviolabilità dei confini è stata aggirata per delle cose ben meno drammatiche e per delle, diciamo, violazioni di diritti umani di entità minori da parte dei governi. La questione è che se ci fossero state risorse, materie prime come il petrolio in Siria, come c'era in Iraq il petrolio, come in Libia, la comunità internazionale non ci avrebbe pensato due minuti a intervenire all'interno di questo paese, dicendo è per i diritti umani che noi interveniamo. Allora invece in Siria, visto che non ci sono risorse, non c'è il petrolio, non c'è nulla da guadagnarci a intervenire, se non che provare in qualche maniera, non che io giustifichi o chieda un intervento internazionale, però bisogna prendere coscienza di quello che avviene. Visto che in Siria continuano a morire 100 persone al giorno, quindi non di meno di quante ne morivano forse al tempo di Saddam Hussein o della guerra, oggi bisogna farsi la domanda: perché nessuno interviene in Siria? E la risposta deve essere probabilmente perché dopo 3 anni nessuno interviene in Siria, perché non ci sono materie prime, una no-fly zone costa soldi, e sostanzialmente a nessuno davvero gliene frega nulla che muoia 500.000 di persone, che ne muoia 1 milione se non c'è nulla da guadagnare. Quindi noi forse dovremmo imparare a ricostruire una politica estera basata sul rispetto dei diritti umani e non sull'economia. Poi, se la prossima domanda deve essere: Shadi, ma tu cosa pensi? Facevano bene gli americani a intervenire o no in Siria? Beh, la mia risposta è questa. Io sono consapevole di quello che gli americani hanno fatto entrando in Iraq, in Libia. E vi dirò come dice Khaled Khalifa, un mio amico scrittore, nella sua lettera dice: soltanto i regimi portano gli invasori all'interno dei paesi. Però vi dico una cosa, io sono anche siriano in parte e ho una coscienza al mio interno, ho una famiglia in Siria e sono davvero combattuto a metà. Dico che a metà io non ce la faccio più a resistere dopo 3 anni a vedere quello che avviene in Siria e farei di tutto perché qualcuno tirasse via quel regime che c'è. Dall'altra parte mi chiedo anche che chi entra per andare a togliere questo regime, che cosa ci lascerebbe in eredità all'interno del paese. Però sono consapevole anche che nessuno, né tantomeno gli americani, interverrà mai in Siria. Saremo destinati a ritrovarci tra 3 anni, ancora qua, su Libere TV, a parlarne. Shadi, io spero ovviamente di no, ma visto che la domanda in qualche modo te la sei fatta da sola, allora vorrei in qualche modo farne un'altra che secondo me in qualche modo ricostruisce anche un pochino il percorso di questa trasmissione, di questi contratti che sono, per carità, da un punto di vista mediatico ben poca cosa, però insomma ci mettono impegno sia da parte tua che da parte nostra. Quando cominciamo a fare queste trasmissioni, la tua posizione appunto sul, e già dicevamo all'epoca che in qualche modo era questa indifferenza internazionale, era assolutamente ignobile, la tua posizione rispetto appunto a un intervento era minore, inferiore o uguale, era la stessa che hai adesso? No, era uguale, ma non credevo che saremmo arrivati a 3 anni addirittura, perché a marzo saranno 3 anni di quello che avviene, e non credevo che ancora tutta questa indifferenza sarebbe durata per così tanto di fronte a un'ecatombe come quella che c'è in Siria. Purtroppo mi sbagliavo a considerare le società occidentali, società, quella dove viviamo, quella italiana anche, società in qualche maniera consapevoli e partecipi anche, potevano partecipare al dolore siriano, a comprenderlo. Chiaramente non tutti, però la maggior parte ancora vive così, nell'indifferenza.
Sì, peraltro forse umanamente pensavi che il, diciamo, il sistema di opposizione ad, ad Assad, gli oppositori non si sarebbero poi magari sfrangiati in tante, tanti fronti e magari si, si invece fosse riuscito ad andare ad essere più unito e a puntare e a colpire più duramente. No, il fronte dell'opposizione si sfrangia a causa della situazione di stallo che manda in cancrena il paese. Sono passati 3 anni, è chiaro che nessuna opposizione, soprattutto costretta a stare all'estero per la maggior parte, riesce a stare unita. Di fronte poi a 40 anni di desertificazione politica, di cultura della democrazia, la questione è che non ci aspettavamo davvero che la comunità internazionale, l'ONU ad esempio, non facesse davvero nulla. I campi profughi fuori dai paesi, in Giordania, in Turchia, sono lasciati, come posso dire, al completo abbandono. Sti siriani che prendono i barconi dall'Egitto piuttosto che dalla Libia per arrivare a Lampedusa lo fanno perché non riescono a vivere e vogliono ricostruirsi una vita. E la cosa ancora più ignobile, la cosa che mi indigna profondamente, è il fatto che l'Italia non sia ancora riuscita a farsi promotrice della richiesta di fare questo benedetto corridoio umanitario. Sono morti 300 persone poco tempo fa, un mese e mezzo fa, insomma, ma alla fine non è cambiato nulla. Forse ne devono morire altri 300, altri 1000, perché arriviamo a una comprensione maggiore o arriviamo a qualche risultato di più. Ma non può essere andare avanti così. Sì, poi ci sta tutto il discorso della, dell'asilo politico, della gestione dell'immigrazione in Italia, purtroppo assolutamente inefficienti, di alcune leggi che in parte si è cercato di modificare con dei referendum che purtroppo la gente non ha premiato, l'informazione non ha promosso, quindi conseguentemente la gente non sapeva neanche che c'era una corta firma in corso, grazie ai radicali, per modificare alcune normative riguardanti appunto gli immigrati, il lavoro degli immigrati. Abbiamo questo reato di clandestinità che è assolutamente veramente fuori da ogni ragionevolezza, io ritengo, che contribuisce a questa cosa. Senti, Shadi, in chiusura, direi con un andamento ellittico di chiudere come avevamo cominciato, cioè parlando appunto di questa epidemia di poliomielite che si è scoperta. Ecco, ha una, diciamo, c'è già una pubblicazione dell'OMS o di altre organizzazioni, si riesce a contingentare e a non condannare anche su questo versante la popolazione civile siriana? Ma io spero che si comincino a muoversi. So che Save the Children sta facendo il possibile per aiutare i bambini in Siria, soprattutto che vengono colpiti per primi. La questione è che le risorse sono davvero scarse e non bastano. E quindi c'è la mia personale richiesta, insomma, a tutti quanti di donare non soltanto per comprare i vaccini, ma di donare perché l'inverno si sta avvicinando e l'escursione termica nel deserto in Giordania, dove sono fatti questi campi profughi, è tanta. Quindi rivolgetevi alla Caritas o alle associazioni che raccolgono aiuti umanitari e donate i vostri vecchi cappotti, le vostre vecchie scarpe e cibo in a lunga conservazione. Questo potete fare concretamente, sostenere la popolazione siriana. Bene, Shadi, in conclusione ovviamente auguriamo alla Siria e a tutta la popolazione siriana un futuro decisamente migliore del presente che sta vivendo, e se appunto come sempre Libri TV può fare qualcosa, anche se ci sono, per esempio, come abbiamo fatto mettendo il fiocchetto nero, dei loghi, dei piccoli video, qualcosa che possiamo rendere e contribuire a rendere virale, anche in promozione appunto a questa tua cosa che ci hai detto ultima, iniziativa per contrastare, per aiutare la popolazione peraltro colpita da questo aggiuntivo flagello che è la poliomielite. Ecco, facci sapere, rendici noto, noi cercheremo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo. Certo. Grazie ancora, grazie. Allora, Shadi, e a ritrovarci su Libri TV, speriamo con delle notizie migliori. Grazie, grazie a voi. Grazie ancora, restituisco la linea alla regia.